www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. E allora questo punto nascita si chiude o non si chiude? Dovrebbe non chiudersi. Perché dicono che non si chiude. Non si deve chiudere, assolutamente no. E dovremmo, stiamo cercando di non chiuderlo. È ipotetico però la chiusura del punto nascita, non è affermativa la cosa. Presidente Gero Valenza, oggi 14 novembre 2015, punto nascita, una chiarezza, si chiude o non si chiude questo ospedale? Perché ho l'impressione che non ci sia tanta chiarezza. Ma intanto c'è chi vuole chiuderlo, c'è chi lo vuole aperto. Noi ovviamente siamo nella seconda ipotesi, vogliamo che rimanga aperto. Ovviamente siamo qui insieme a tutti i sindaci, che ringrazio ancora per la loro presenza. Siamo qui per sollecitare il governo regionale a recedere da questa ipotesi di chiusura. Oggi penso che si farà molta chiarezza. In questi tre mesi siamo stati nelle sale del governo regionale e del governo nazionale, credo che abbiamo le idee chiare su quello che vogliamo ancora fare e questo oggi faremo. È finito in questo momento il consiglio comunale straordinario con la presenza degli onorevoli, della deputazione regionale e nazionale, i consiglieri comunali, i sindaci. Ecco, voi cosa volete dire? Mi sembra di aver capito che ci sia stata una richiesta di parola nell'assise. Cosa vi sentite di dire? Noi ci sentiamo di dire soltanto due parole, in quanto la parola non data ai consiglieri non è un consiglio comunale. Diciamo che ci hanno messo il bavaglio per la seconda volta, noi dovevamo dire la nostra e questo non è stato detto, non abbiamo fatto niente di dire la nostra, in quanto dovevamo ripiegare alcune cose anche all'onorevole Pagani, in quanto se lui dice che a Cefalù è stato salvato perché la strada, noi abbiamo le strade non da vecchia data, tutte distrutte, e poi devo dire che se la Vicari ha più potere del partito del nuovo centrodestra, anche lui si fa sentire per salvare questo ospedale. Penso che l'impegno di tutti, noi non ci siamo andati, non abbiamo abbandonato l'aula per un rispetto verso i presenti, perché non dandoci la parola, cioè io penso che si sia andato oltre. Quindi ci siete rimasti male. Sì. Ecco, da quello che è emerso dall'andamento della riunione, che impressione avete avuto? L'impressione è quella che siamo uniti, chiediamo, questo è un progetto che sta a cuore a tutti e tutti vogliamo valorizzare questo territorio, le condizioni le conosciamo bene e quindi speriamo che riuscire nel nostro intento. Speriamo che si salva l'ospedale, che giustamente è giusto, che è un diritto di tutti, specialmente per le mamme, e poi è un diritto di vita, è giusto che si salva questo. Il diritto alla vita è un diritto inviolabile e quindi lo dobbiamo tenere presente sempre e comunque. www.castelloincantato.it. La notizia corre in rete.